Anche questa, che bella emozione, la tristezza, mentre la rabbia è violenza, è l'ingiustizia, la reazione alla violenza, in greco si chiama la nemesi, cioè tu mi fai un'ingiustizia, voglio reagire, no, c'è questo gesto, fermati, basta, no. La tristezza invece cos'è? La conoscete cos'è la tristezza? Cos'è? Abbandono. Abbandono, abbattimento, Per te cos'è? incomprensione, incomprensione, cioè essere, non essere compreso. Può dipendere da tante cause. La delusione. Può essere la delusione. Vediamo quanti nomi ha. Cos'è? Solitudine. Solitudine. Malinconia. Sì. Impotenza, c'è. Cioè. Ma anche che cosa? Ancora non è uscito. Sofferenza, dolore. Sì, certo. Rabbia inespressa. E beh, sempre quell'impotenza, insomma. Sempre. Non riuscire ad esserci, cioè essere sì. Esserci, sì, anche quello. È anche perdita. Ci avete mai avuto un sogno che avete perduto? Nostalgia. Avete presente cos'è un grande amore che fu? Cosa vi lascia? Vuoto. Ma come state? Pianto. Allora lì il punto è, siccome la tristezza può far male, dai, beviamoci qualcosa. Ma dai, che tutto passa con un whisky e soda. Ecco, quindi tutti i modi compensativi per evitare di andare in quella verità del dolore che è verità per l'essere umano. C'è il dolore, esiste il dolore, prima delle nobili verità, la sofferenza esiste. Ami qualcuno, ti molla, soffri. Se stai nella sofferenza, l'accogli per quello che è. Sapete cosa fa la sofferenza? Questa sofferenza? Fa così e poi così, come questa musica. Avete visto che non ristagna? Non sta lì a fare mai. Né ristagna in questo, non ristagna mai, fluisce. Quindi un'emozione è sana quando fluisce, quindi arriva a un picco e poi se ne va. E la tristezza è proprio questo, c'è un sogno, se ne va, poi si trasforma in che cosa? In una rinascita. Muore qualcosa, quando muore qualcosa, c'hai un sogno, no? Volevi diventare questo, non lo puoi più fare, basta, finito. C'è un blocco, non ci riesci, non passi. Beh, allora se tu ti opponi, ti viene la rabbia. Questa rabbia mista tristezza, mista... diventa nevrosi. Pozza della nevrosi dove le emozioni non sono vere, reali. Perché se c'è un sogno, se c'è qualcosa da lasciare andare, non ci vuole la rabbia. Se tua madre muore, ti arrabbi, ma non è mica che va bene. Cioè, non voglio dire. Non funziona. Se tu hai nella tristezza, fai così, è come dire, sia fatta la tua volontà. E ora c'è la tristezza, sto nella tristezza. E quella tristezza lì ha un inizio, un picco e una fine. Dopo si trasforma in qualcosa di diverso. C'è una rinascita. Quindi chi non vuol morire non nasce. Ecco, no? Chi è disposto a morire, per esempio, sono attaccato a certe cose, sono attaccato che, so, ho fatto un certo schema delle cose, voglio che sia fatto così. Non lo so, ho messo a punto un testo che voglio proprio che sia quello. E mi accorgo che non, a un certo punto, molli. C'è tristezza, certo, ma dopo nasce un'idea nuova che è migliore di quella di prima. Quindi la vita è lasciare andare il vecchio, quello che deve morire, se no non c'è rinascita. La rinascita, noi attraversiamo continue morti e rinascita, morte e rinascita, morte e rinascita. E la rinascita segue le leggi del parto, è difficile. Inizialmente senti un trambusto dentro, ma non è mica facile uscire di nuovo,
nel mondo. Ecco, c'è quindi un momento di... Lo studio del parto, anche quelle le fasi, come si elaborano, sono molto interessanti perché ti fanno capire come tu puoi ristagnare in una fase del parto. Metti fuori un po' e poi ti entri, poi fuori, poi rientri, ristagni lì, non passi. Cioè, stai un po' lì, ti abbandoni. Ad esempio, gli studi della Mieli, lei è una donna che a fondo ha studiato la Giuliana, quando dice che ci sono delle ostetriche veramente brave, che riescono a evitare i parti cesarei, perché la donna non ce la fa a partorire, perché è contratta. Allora arriva una vera ostetrica, si mette a parlare dolcemente con la donna e gli crea una base sicura, la donna fa così. E pian pianino quello che è il flusso, no? Naturale, riprende corso. E mi ha raccontato a telefono, poi l'ha detta... Una volta appunto che una di queste ostetriche era all'ospedale e c'era un medico che aveva detto beh, questo bisogna fargli cesareo. Allora lei andò a trovare questa paziente, prima, e parlò, stette un attimo lì, parlò delle sue paure, in quel momento lì, lei si rassicurò, tempo che la doveva venire a prendere per fare l'operazione, lei aveva partorito. Quando tornò il medico, dice, ma come? Com'è possibile? Non l'avete fatta l'operazione? No. E come mai? Perché è nato.